Benvenuti amici di Rebo Diversamente Radio. Oggi abbiamo un ospite davvero importante. Abbiamo l'onore di avere con noi il dottor Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, più volte campione italiano giovanile di pentathlon moderno. Ha conquistato 4 medaglie d'oro al valore atletico negli anni dal 1985 al 1995. Ha ricevuto la stella d'oro del collare d'oro al merito sportivo e le più alte onorificenze al merito della Repubblica Italiana, tra le quali la nomina grande ufficiale nel 2006. Benvenuto, presidente. Benvenuti a voi nel nostro umile ufficio, vedete. Buongiorno a tutti. Presidente, molte persone con disabilità hanno ancora oggi difficoltà ad avvicinarsi alla pratica sportiva. Il Comitato Italiano Paralimpico rappresenta oggi un punto di riferimento. Cosa ritiene sia ancora necessario affinché si diffonda ulteriormente la cultura dell'integrazione attraverso lo sport? Allora, iniziamo a dire che mi fa piacere ascoltare che il Comitato Italiano Paralimpico oggi possa rappresentare un punto di riferimento, perché è evidente che in questa affermazione riscontro anche evidentemente un pezzettino di lavoro che è stato compiuto in questi ultimi 20 anni, ma c'è ancora tantissimo da fare. Noi siamo ben lontani dall'aver realizzato il nostro sogno relativamente ad avere un paese che investa veramente sullo sport come strumento di inclusione, integrazione, come momento formativo, pedagogico, educativo di tanti ragazzi, ma soprattutto come momento di investimento sul capitale umano nel paese, investire su ragazzi e ragazzi disabili, dar loro la possibilità attraverso lo sport di scoprire non l'unico ma un altro strumento di integrazione e inclusione, tanti altri che naturalmente pure più importanti dello sport, significa aver compreso che lo sport può rappresentare un pezzo di welfare del paese, che come dovrebbe essere poi indipendentemente dal fatto di essere persona o non disabile o abile che sia, perché insomma poi lo sport, se noi lo decliniamo in questi termini, non pensando soltanto all'agonismo e al campionismo, ci rendiamo conto che è un momento di socializzazione, è un momento di crescita umana, e quando cresce una persona cresce una comunità. Quindi ecco, siamo ben lungi dall'ottenere veramente il nostro risultato. Quello che manca è la consapevolezza della politica su tutto questo, la responsabilizzazione a tutti i livelli, vieppiù partendo dal territorio, dagli enti locali, dalle comuni, regioni, su quanto possa essere importante lo sport declinato in questo modo. Troppo spesso ne vediamo che i comuni, ahimè, sempre in difficoltà, soprattutto economiche, per far quadrare i conti del bilancio di una gestione di una comunità territoriale, laddove spesso ci si trova a tagliare è proprio su quei capitoli che si ritengono meno importanti, e fra questi ahimè ci sta sempre lo sport. Si parla spesso di carenze strutturali per i luoghi di pratica dello sport. Su questo tema quali criticità permangono e quale progettualità lei si augura per il futuro? Ma allora, per quanto riguarda le carenze strutturali, naturalmente il pensiero immediato viene rivolto alle infrastrutture sportive. Oggi il nostro è un paese che ha tante infrastrutture sportive, molte delle quali di proprietà pubblica in gestione privata, molte di proprietà privata. C'è un problema naturalmente ancora oggi di accessibilità agli impianti sportivi per le persone disabili, e quando mi riferisco genericamente all'accessibilità non mi riferisco naturalmente soltanto alla necessità di abbattimento delle barriere architettoniche per chi come me non può camminare o fare gradini, ma mi riferisco anche a tutte le barriere sensoriali per i non vedenti, i povedenti, per i ragazzi e ragazze sorde. Insomma, c'è un'accessibilità intesa in senso lato, ma accanto a questo io aggiungo una cosa della quale nessuno parla. Non basta avere un'infrastruttura accessibile per garantire sic simpliciter il diritto allo sport di una persona disabile. È necessario anche che all'interno di quell'impianto ci sia personale qualificato a dare un'adeguata risposta in termini qualitativi alla legittima richiesta di rispetto del diritto allo sport. Ecco, quindi dovremmo imparare anche noi a comprendere che quando si affronta il tema dell'accessibilità, all'interno dello stesso c'è anche un problema di qualificazione delle persone che operano all'interno degli impianti sportivi. Banalizzo, capita spesso, magari in una famiglia,
ad una mamma di portare con più figli, di cui uno disabile, portare il bambino abile a praticare nuoto, e magari il bambino disabile non può praticare nuoto nelle stesse ore, nello stesso luogo del fratello maggiore o minore che sia, o della sorella, perché all'interno di quell'impianto non c'è un istruttore che è capace ad accogliere questa domanda. Ecco, se noi operassimo a monte, facendo in modo che tutti gli operatori sportivi, i tecnici, i laureati in scienze motorie avessero preparazione e contezza, probabilmente almeno lo sbarrieramento di una, come dire, accessibilità in termini di qualità e qualificazione dell'impianto lo avremmo ottenuto. Ecco, questa è una cosa che secondo me ancora deve essere garantita. Ha ragione, perfettamente, sì. È una riflessione molto, molto attenta. Covid-19 di impatto sulle attività sportive. Cosa è cambiato e cosa cambierà dopo la pandemia? Allora, è cambiato tutto, perché è cambiato tutto a prescindere dallo sport, cioè è cambiato la vita in me, tutti quanti, anche questa modalità di interlocuzione con voi oggi è una chiara dimostrazione. Devo dire che è uno forse dei pochi aspetti positivi che ci porteremo dietro dopo questa esperienza, che mi auguro che tutti quanti si possa porre dietro le spalle nel modo più veloce possibile. Ma insomma, ci consente delle interazioni che probabilmente avremmo messo anni per scoprirle, anche se poi il rapporto umano è quello che io generalmente preferisco e prediligo. Però è cambiata la vita di tutti, e in questo anno, devo dire, per lo sport praticato da atlete, da atleti disabili, persone disabili, è quello che forse ha pagato più di altri. Paradossalmente, nella negatività del momento è emerso il valore sociale dello sport. Si è evidenziata di fronte agli occhi di tutti la funzione sociale dello sport, perché vedete, nel momento in cui si sono interrotte tutte le attività di base, naturalmente, no? Quelle degli atleti agonistici che hanno potuto continuare, sia pur naturalmente con tutto il rispetto delle prescrizioni del caso, però quella che è venuta meno è quella risposta quotidiana di tante società sportive di base sul territorio, associazioni sportive dilettantistiche, che nella disattenzione spesso da parte della maggioranza della politica locale e quant'altro, però assolvevano una funzione sociale di inestimabile valore, perché anche prendere e garantire al ragazzo con maggior fragilità, quindi con una disabilità maggiore, la possibilità di fruire due volte, tre volte a settimana di quelle ore in un campo di atletica, in una piscina, in una palestra, significava partecipare alla crescita e al processo di inclusione e integrazione di quella persona. Durante il periodo di Covid, soprattutto nel periodo di lockdown, ma ahimè anche adesso, perché le attività di base sono interrotte, viene meno quella funzione sociale, per cui sono ragazzi ai quali sostanzialmente viene negata un'opportunità, e questo è l'aspetto negativo. Quello che ci lascerà e cambierà, non lo so, francamente non lo so, perché ancora oggi siamo appesi a dei dati che cambiano di ora in ora, che ci preoccupano, perché insomma viviamo proprio in queste ore questo allarme sociale relativamente a una recrudescenza del contagio e della circolazione del virus, per cui non lo so. Però di certo noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, abbiamo, tra virgolette, banalizzando, venduto i gioielli di famiglia, e abbiamo tentato di aiutare con 5 milioni di euro, con risorse messe concretamente sul campo, le associazioni che sono afferenti al nostro mondo. Dopodiché, naturalmente, navighiamo pure noi, sia pur ragionevolmente, avendo un percorso, una roadmap di fronte, navighiamo in una situazione che cambia di ora in ora. Presidente, lei è uno sportivo che ha raggiunto importantissimi traguardi, ma è anche un uomo molto attento al valore sociale dello sport. Quali caratteristiche devono contraddistinguere un campione nell'agonismo e nella vita? Secondo me il senso di responsabilità, ma non inteso in senso stretto, però sia la responsabilità rispetto agli obiettivi che uno si è prefissato, i percorsi che sono necessari per raggiungere quell'obiettivo, ma il senso di responsabilità nei confronti degli altri. Io credo che un campione nello sport debba avere, soprattutto oggi,
un periodo nel quale spesso i nostri campioni godono anche di una ribalta sotto il profilo comunicazionale della quale non godevamo noi ai tempi nostri, o perlomeno era molto molto più attudita. E la consapevolezza di questo impatto della propria immagine, dei propri risultati, del proprio percorso di vita, oltre che percorso umano, sugli altri deve essere, come dire, responsabilmente interpretata, perché quello che manifestano, quello che fanno i nostri campioni può essere un, come dire, un può lasciare un sorriso, una speranza a tanti altri ragazzi che guardano a loro come a qualcosa che in quel momento, magari in un letto d'ospedale piuttosto che in una casa, sembrano risultati irraggiungibili. Invece il senso di responsabilità è nel comprendere che tutti noi, insomma tutti i campioni, hanno necessariamente il dovere sociale di poter mettersi a disposizione per gli altri. Io credo che una cosa bella del mondo paralimpico, che io ci tengo a sottolineare finché sarò su questa, in questo ruolo, lo farò, ma perché ho 40 anni di vita vissuta da persona disabile, da ex atleta, io mi auguro che lo si possa fare, perché noi abbiamo mantenuto sempre questa sorta di comunità. Io parlo sempre di famiglia paralimpica. Vede, tra tutti gli atleti disabili e le atlete c'è un fil rouge che li accomuna. Tutti quanti sono passati attraverso momenti di sofferenza, sia per un trauma, sia per una patologia, sia per qualsiasi altro motivo che a un certo punto ti ha cambiato la vita o che ti ha messo nelle condizioni di affrontare una vita differentemente da altri. Ecco, questo fil rouge deve in qualche modo rafforzare il senso di responsabilità, perché se è vero come è vero che Ambra Sabatini, l'ultima arrivata nel firmamento paralimpico, una ragazza di 19 anni che ha perso non più di 2 anni fa una gamba in un incidente con la motorino, guardando alle esperienze di Bebe, di Alex, al quale naturalmente va sempre il nostro pensiero, e di tanti altri campioni, Martina Caironi, Monica Contraffatto, ha affrontato il suo trauma, e che trauma, no? Per carità, ce ne sono ben gravi, però naturalmente in questo momento parliamo di lei, e ha trovato subito nello sport il coraggio di guardare a ciò che gli era rimasto e non ciò che aveva perso. Ecco, questo è il valore della responsabilità che hanno i nostri campioni. Ma guardate che è cambiato tanto. Se voi pensate che in un programma televisivo, credo che si chiami Italia's Got Talent, una cosa del genere, l'altro giorno è stata mostrata una bimba di 9 anni che fa una gamba sola, l'altra purtroppo amputata per un carcinoma, ginnastica artistica. E se voi pensate a 40 anni fa, oggi la disabilità non è qualcosa più di cui vergognarsi, ma qualcosa da mostrare con orgoglio, perché siamo i portatori sani di un messaggio, che nelle differenze c'è il valore della differenza. E non bisogna più vergognarsi, perché siamo fatti così. Noi come Comitato Italiano Paralimpico abbiamo fatto una bellissima mostra, grazie al maestro Oliviero Toscani, che ha rappresentato tanti dei nostri campioni naked, nudi. Si sono prestati nella loro immagine, con le loro divise sportive, nel loro gesto atletico, e poi nudi, con i loro corpi imperfetti, ma in quella imperfezione nella quale troviamo la perfezione dell'uomo in termini di valori sociali. Ecco, questo è il mondo paralimpico. Sta dicendo delle cose meravigliose, davvero. Troppo buona. Lo è vero. E poi una domanda è d'obbligo. Come l'Italia paralimpica si sta preparando alle Olimpiadi di Tokyo? Ma noi ci stiamo preparando così come abbiamo sempre fatto. I nostri atleti, attraverso le federazioni, al lavoro delle federazioni, stanno naturalmente continuando a lavorare, allenarsi, preparandosi per quello che è il palcoscenico più ambito nella vita di ciascun atleta, che è quello di poter recitare su un'Olimpiade o Paralimpiade. Poi, al di là dei nomi, l'atleta, diciamo, in questo caso sogna quello. Ovviamente con tutte le preoccupazioni che abbiamo, che sono legate al fatto che naturalmente siamo assolutamente consapevoli che non sarà un'Olimpiade o una Paralimpiade come quelle che qui siamo abituati, ci siamo abituati nei tempi passati, sarà una Paralimpiade completamente diversa per le prescrizioni, per le condizioni nelle quali dovremo affrontarla. Ma ciò detto, insomma, auspichiamo pure che da qui a agosto, nel nostro caso, a luglio per gli Olimpici, insomma, le cose possono essere pure un po' cambiate con una velocizzazione dei processi di vaccinazione. Attenzione, poi non è un problema italiano, è un problema mondiale.
Per cui io mi auguro che questi percorsi di responsabilità civica e sociale sulle vaccinazioni riguardino tutti i paesi, economia avanzata o non, perché poi non è che possiamo sorridere se staremo meglio noi quando altri paesi nel mondo saranno peggio. Ecco, io credo che lo sport in questo possa dare un grande segnale di comunità, e con le Olimpiadi potranno, e le Paralimpiadi potranno rappresentare una luce in fondo al tunnel. Presidente, io la ringrazio moltissimo perché lei ha detto delle cose molto belle, molto intense, molto anche da far riflettere. La saluto, saluto i radioascoltatori di Rainbow e do appuntamento al prossimo incontro con le interviste. Grazie, arrivederci. Un'esclusiva di Rainbow, diversamente radio, la radio che non ha età.